Benvenuti in questo nuovo video Fortnite. Quest'oggi nuovo update. My Hero Academia è finalmente arrivato. Si sapeva che sarebbe arrivato all'interno di Fortnite e da oggi c'è. Hanno messo le skin, hanno messo il potere che è veramente figo e che andremo a provare tra pochissimo. Quindi niente, eccoci qua. Video extra, lo sapete di solito sabato non esce il video, invece questa settimana video extra e ci godiamo questo update. Mi raccomando, se comprate le skin di My Hero Academia, supporta creator 7317, sapete cosa fare. Allora, come funziona? Si possono trovare sia nelle vending machine sia come airdrop che cadono varie volte durante il match. Sono segnati nella mappa, sono fighissimi gli airdrop, quindi spero di prenderlo da lì. Quindi per ora dobbiamo scendere e dopodiché ce lo prendiamo il potere non appena capita. Sei pronta? Prontissima. Fatto l'intro bellissimo, hai visto? Sì, sei stato molto bravo, infatti ti ho lasciato parlare perché ho detto poi se lo interrompo si incarta. E perché c'ho il maglioncino di Natale con sputacchiotto. È bellissimo. Comunque le skin sono una figata, mi piacciono, sì, un sacco. È vero. Anche se a Steph gli ho detto prendi Deku così facciamo tipo la coppia. No, io mi prendo Bakugo. Vabbè. Mi dispiace, Fere. Però vabbè, un po' ti do ragione perché piace di più anche a me, ma era carino fare un po' la coppietta, vabbè. Non voleva fare la coppietta. No, voleva fare la coppietta, mi dispiace. Però io ho un'altra cosa per farti rosicare. Ok. Adesso come scendiamo la vedrai. Ah, ho già capito. Sì. C'è il martello. A priori dico, c'è proprio per terra. Vai, prendilo subito. Ma c'è un airdrop. No, c'è un sputacchiotto. Ah, mi sto tiltando. Un lama. Ok, l'ho fatta volare via. Ciao. Ecco tutta la perfezione dell'intro che se n'è andata. Il cervello è immediatamente andato. Immediatamente. In un unico momento. Sì. Allora, no, sto posto è top, ragazzi. Però non ve lo devo dire, perché poi scendete anche voi qua nella rottura di scatole. Però è ottimo perché viene poca gente, c'è tanto loot. Vero. E ci sono le casse speciali. Anche quindi se è top. Io stavolta non ho trovata manco una. Non c'è più la cassa speciale? No, di solito c'è. E infatti mi faccio il lutto P, non c'è nulla. Ho trovato solo una cassa normalissima. Non c'era neanche la mia. Super però. Triste. Ma d'altro c'erano entrambe. Questa volta zero. Infatti, mi pare, abbiamo fatto un altro match e ce n'erano entrambe. Vabbè. Ok, Fere sta scendendo e ne abbiamo una vicinissima. Lo vedi? Ottimo, allora andiamo subito. Ho un'equipe molto base, ma me lo faccio abbassare. Guardate, ragazzi, Steph, guardami. Il piccone. È il mio piccone, quello. L'ho trovato nei regali di Natale di Fortnite, quindi lo potete trovare anche voi. È bellissimo. Lo vedi scendere? Guarda. Sì. Bellissimo. Sì. Sium. Comunque non ti fa un po' strano tipo vedere i personaggi di My Hero Academia con uno scar in mano o roba del genere? Abbastanza. Cioè, un po' strano, però vabbè, è bello. Mi piacciono le skin. Eccolo qua. Sono comunque contenta. Guardate che ci siano. Che figo. È bellissima. Questo è stupendo, ragazzi. Ed ecco l'airdrop a tema, che è drop appunto il potere più un po' di scillini, un po' di cosettine. Fere, dove sei? Qua. Tirati gli scillini. Ah, ma avevi... Io faccio così. Lo shieldone, dai, non ce n'è bisogno. Sì, stavo aspettando di trovare gli shieldini per tirarmelo. Ok, allora, volete vedere il potere a vuoto o aspettiamo? Secondo me è bello usarlo in combattimento. Perché ne ho tre utilizzi, Però guarda che la cosa più bella è come spacca le strutture. Esatto. Dai, quindi, se vuoi fallo vedere subito, perché no? Allora puntiamo però tipo il castello dove eravamo. Sì. Ci sta? Okay. Distruggiamo tutto. Va bene. Sento un martello. Stai attenta. Io sono pronta. Sento qualche rumore di troppo. Non c'è bisogno di parlare così a bassa voce. Comunque non perché ci posso sentire. Sto ascoltando, visto anche Babbo Natale. Allora, okay. Pronta? Vai, sì. Vedete, vedete come... Bene, ma c'era la cassa, non ci credo. Ok, nel primo match siamo morti provando il potere, non è andata benissimo. Adesso, secondo me, andrà un pochino meglio, spero. Ma sì, dai. Spero. Siamo scendiamo pronti. Scendiamo a fine zona, ci prendiamo un bel veicolo, puntiamo di prendere il potere e cerchiamo di spaccare qualcuno col potere che può essere veramente funny. Nel mentre, se non avete ancora provato la season... Prova a reintrodurvela un pochino. Allora, mappa, tre biomi principali: zona autunnale, zona proprio verde-verde e zona invernale, comunque innevata. La mappa è un po' più piccola in realtà della mappa precedente, tipo il 30% più piccola. 30-40%. 30-40%, quindi si trovano più player. E io questa cosa all'inizio non l'ho notata. Lo notavo che trovo più player, ma non mi sembrava più piccola la mappa. Poi ho realizzato e ho capito. Nuove armi, veramente belle. I pompa mi piacciono comunque entrambi. Le mitragliette mi piacciono entrambe, ci stanno. E la R, quello red dot, l'altro non mi piace per niente, quello con mirino. Il red dot invece mi piace veramente tanto. In più l'arma, quella che spara tre colpi, che sono le spade esplosive, veramente top. E il martello per muoversi è veramente fortissimo, ma quello insomma lo sapete già. Allora Fere, c'è un sacco di gente, non so perché questa casetta piace più del previsto ogni Sì, volta. Un team di sicuro, non so se ne hai visto anche altri. Forse due team. Ok.
Sei contenta? Sì, molto. Credo che in casa tua ci sia qualcuno. Non lo so. Sono entrato io adesso? Non credo, no. Non li ho visti atterrare nella gialla, ma nelle altre. Vieni. Quindi sono andata in questa casa proprio per sono due team, motivo. Vedi che fight, sì, no? Sì, sì. Vabbè, però almeno non sono troppissimi, dai. Ok. Due team sono gestibili. Allora, avete eccolo, questa è la R che non amo. Mannaggia che non l'ho preso. Secondo me quello non aveva neanche armi, guarda. Correva così. Allora, sai che ti dico? Si stanno massacrando. Ho notato che è positivo. Cerchiamo di uscire da qui e di massacrarli a nostra volta. Esatto, diamo un po' di fastidio. Sono nella casa blu. Non abbiamo granate, mannaggia. Si stanno tirando lo scillone qua. Mi ha laggato. No. Ho fatto headshot. Aspetta, mi sposto. 48. Abbiamo qualcuno dentro casa, mi sa, Steph. Davvero? Credo. Ho sembrato di sentire dei passi, forse no. Mi devo ancora abituare ai suoni. No, vedi che hai tu sono tu. Io che ho aperto, okay, perché okay, mi hai okay. detto che c'è qualcuno. Sono andato a controllare. Non lo so, mi è sembrato di sentire troppi passi. Ma non c'erano. Vabbè, è sempre meglio okay. stare vigili e attenti. Trovate una mitraglietta. Cavolo, io ho l'albero in mezzo, quindi non ho così tanta visione. Perché ho visto che ti stava sparando. Colpito. Lo vedi? È sopra il tetto uno, eh. Ok. Allora, l'ho colpito un sacco perché non mi ha visto. Stava mirando a te. Ok. Ora mi mira. Però l'ho colpito di nuovo, altri 27. Ha un sacco di shield. Ho notato. Mi sa che si sta ricurando perché non sbuca più. Quindi secondo me si tirano sta da me qualcosa. Si sono divisi? Forse. Io non lo vedo però. Allora sta facendo il giro. È andato verso questa parte. Ok. Ce n'è un altro sopra il tetto. Occhio. Ho colpito anche quello. Sto colpendo un po' tutti, Steph. Ah, 29. È arrivato qua. Com'è? Male, Steph. Non l'ho sentito arrivare. Ok, scendi, scendi, scendi. Entra dentro casa però. Facendo il giro. Fede, ma questo è il martello. Mi sa che è un altro. Non lo so chi è. Sempre c'è qualcuno. Scappo. Allora. Ho poca vita, ma sono riuscita a scappare. Ciao. Mi sparano da tutte le direzioni. Comunque l'ho colpita abbastanza. Quindi, a meno che non si curino, non stanno messi benissimo. Ho bisogno di colpi. Allora. Non so se è arrivata altra gente. Perché effettivamente questo è arrivato così sul tetto e non so da dove. Vieni. Ok, grazie. Dobbiamo scappare e sistemarci un attimino, secondo me. Anche secondo me. Li sento fightare. Sì, sì, stanno fightando un botto. Andiamo via? Sì. Non ho un buon loadout, è quello. È io non quello, trovato no, anch'io ho solo 20 colpi, Steph. Perché a sparare gli altri due li ho consumati quasi tutti. Ma non, ovviamente non li ho lootati né uccisi. Quindi è quello. Allora. Puoi fare i trick anche con l'auto. Allora, il problema è che mentre perdevamo tempo lì, hanno sgobato tutti i poteri per adesso. È ovvio. Quindi dobbiamo aspettare i prossimi. E a quel punto vorrei potenziarmi un altro po'. Direi di lootare qua. Ci può stare? Sì, un attimino mi sto nel mentre, power i up poteri. Medica bomba. Secondo me ragazzi merita veramente tanto. Guerriero dei boschi. Stanno fightando? Arrivo. Allora, eccolo. Dov'è? Riesci a pingarmelo? No, devo fightare. Ok. Sono di fronte a noi comunque, a 30 sì. gradi. Sì, salgo su. Perché da giù non riesco a vederli. Aspetta che vado ancora più in alto. Craccato uno è bianco. Ma mi metto qua. Non sono neanche sbucata. 49 più 29. Però appena droppato. Eh sì. Non vedo il mate. No, uno sta lì. 21, 43, 64, 86. Tombola. Allora. Mi tiro anche questo. Lo trovo qua. Ok. Allora. Si sta curando lì dietro. Buona sapersi. Non so dove sono. Sai che forse ti direi andiamocene, che è tanto inutile. Ma abbastanza, cioè, anche che ho solo 35 colpi. Steph, riusciamo a lootarli? O se ci fanno perdere così tanto tempo, alla fine anch'io rimango senza colpi. Mannaggia. Che ti devo dire? Salta su. Vuoi lootare qui? Sì, perché ho visto questo, che direi benissimo. Tra l'altro vieni che ti tiro shield. Vai. Io ho messo il perks che mi fa droppare fisso le splash. Sì, immaginavo.
Facciamo in questo modo. E potrebbe essere che non hanno lootato di nuovo in questa zona. Quindi nel caso potremmo... Sì, non hanno lootato. Vai, vai, prendi, non ci si lamenta. Eccolo. Ci togliamo questo, dai, facciamo così. Allora, mi voglio poter curare in cespugli. Ragazzi, io continuo a dirvi che la cosa che preferisco di questo update è proprio la scelta dei perks. È veramente figa. E anche sto martello per muoversi comunque. Sarà OP, maestro comodo. Mi sa che c'è gente. Sì, il problema è che mai mezzo abbandonato, perché io non ho niente per muovermi. Non c'erano due martelli. Sento il potere, mi pare. Sì. Il potere... E non so perché nuovo. Ci sono due NPC che si sparano tra ma, di loro. Vabbè, non lo so. Qui, questo qua dobbiamo puntare, Fere. Ho perso un po' di vita, mannaggia, arrivo. Allora. Aia! Da dove? Non lo so. Visto? Sopra il tetto. Però l'altro mi fa il giro, credo. Alla mia sinistra. Ci ha droppato un potere lo a fianco, so. Steph. L'hanno appena preso. Mannaggia, quindi sono lì dietro. L'ho sciolto almeno. Ok. E non l'ha preso il potere. Glielo sgobbo e lo tiro addosso a chiunque. Vai, capita. Prendilo, prendilo. Sono dietro di te, se compare qualcuno ti proteggo. Da bene. Dove? L'hai preso? L'ho sciolto! Bellissimo, ti ho lasciato la kill. Io non l'ho neanche colpito perché volevo vedere se riuscivi a prenderlo. Mi sono fatto malissimo, sappilo. Ho preso tanto di quel danno. Ne vale la pena però, l'ho fatto secondo me. Esplodere su se stesso. Ne vale la pena, è bellissimo. Allora. Per me il match, guarda, vale tutto per questo momento. Lo so, sono d'accordo con te. Ok, io qua mi curo pure. Mi sto tirando le bibitine. Vai. Questo è nuovo. È figo perché vale sia per la vita sia per lo shield, ma allo stesso tempo ti dà pure speed, che è una gran figata. Sì. Li senti? Yes. Di fronte a noi. Io voglio riusare il potere. Ci andiamo? Vai, sì, proviamoci. Sono qua in zona. Almeno ora che ce l'abbiamo di nuovo, divertiamoci. E c'è anche un martello che ti puoi prendere, perché così poi scappiamo, eh. Eccolo. Lo prendo. Non l'ho preso. Craccato? L'ho abbassato parecchio. Gli manca un hit, morto. Mi allontano perché mi spara un altro, non so da dov'è. Ok. Hai il martello tu? Sì, ma è in ricarica, me l'ha dato che era in ricarica. Quindi un attimino, tra 9 secondi ce l'ho. Ok. Era proprio 20 secondi di ricarica. Ucciso? Così non lo può rianimare? Sì, ho per la mano, deve prendere la card e quindi fare altro. Aspetta, gli spacco la roccia. Ci arriva la zona però. L'ho ucciso. Non ci credo, andiamocene. Ma perché ho il martello sempre in ricarica? Perché ricarica anche se non hai tutti gli utilizzi. Tranquilla, lo puoi usare. Ok. Però non c'è bisogno, siamo in zona. Ok, pensavo che... Che ridere. Ma è bellissimo. Gli ho sfondato la roccia e la faccia. L'ho visto. Tutto assieme visto. In un unico momento. Sono rimasta a fianco a te. Ho detto non sparo perché voglio vedere come va. Ti voglio proprio lasciare queste kill. E quindi mi sono goduta proprio la scena. Fantastico. Allora, il problema è che io per fare sta cosa prendo tanti di quei danni che... lo so. Veramente. Allora, qua abbiamo una moto. Ma, l'avete visto il parkour nuovo? Bellissimo. Prendiamo sì, anche questo. Aspetta, lo si può fare tipo nei tavoli, nelle staccionate. E fai occhio il parkour super realistico. Ci dovrebbe bastare correre al momento. Sì, credo di sì. Ok, allora, con calma adesso. Io ho finito i poteri purtroppo, 3 su 3 usati. Peccato. Però li abbiamo usati veramente bene a sto match. Sì. C'è della gente lì. L'auto l'hai vista? Sì. Li vogliamo ingaggiare? No. Non lo so, no, lasciamoli stare. Ti direi andiamo in moto. Sali? Sì. Ma tu vedi la prossima zona? Fammi vedere, dovrei. Sì, è qua, questa zona qui. Più giù, praticamente sotto distese deliranti. Qua scende un potere. No, però ci sparano pure. Beh, abbiamo avuto abbastanza gloria col potere. Di fronte, dice. Ah, sulla montagna. Ma che ci fanno lì? Credo lì sopra. 45. Ma Steph, avendo l'high ground, io forse li lascerei stare. Sì, però. Ecco. Ecco qua. Ci provo. Arrivano col martellino. Lo so, lo sento, aiuto. Dimmi è che sempre fai più tempo. Vicino, è sempre più vicino. Ce l'ho fatta, Scappa! No, mi ha ucciso, Steph. Sono morto anch'io.
ci ho provato, mannaggia. Era una scelta stupidissima, però volevo provare a rianimarti, vabbè. Ce l'avevamo quasi. Allora, l'update è veramente figo, prendi tanti danni quando utilizzi il potere. Sì, è normale. Però è stato divertente, dovevamo proprio usarlo. Mi è piaciuto da utilizzare, è stato stra divertente, quindi promosso. Ci dovrebbe essere solo questo potere attualmente, quindi sì, vedete, tutti ritrovano sempre solo quello, quindi teoricamente solo questo, ma è veramente, veramente carino. Noi ci fermiamo così, speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.